Anche Pierluigi Bersani in provincia di Ravenna per sostenere la lista Emilia Romagna Coraggiosa alle 18 a Faenza in serata Ravenna. Per fare politica oggi ci vuole ancora tanto coraggio. Ho il coraggio perché ci sono problemi nuovi. Come faremo ad avere una sanità per tutti? Come faremo con un'autosufficienza? Come faremo sui problemi ambientali? Applicando con coraggio l'antica ricetta, fare le cose assieme, pensare che non puoi star bene da solo, non star bene anche gli altri, un meccanismo inclusivo, solidale, non l'odio, la divisione, i muri. Noi abbiamo avuto un'altra ricetta, noi con Emilia Romagna coraggiosa, col cuore dentro, con me sul simbolo, diciamo questo, proposte nuove sui problemi nuovi, con i valori antichi, i valori di una società più giusta. Perché in una regione governata bene, con i numeri tutti in rialzo, la presidenza di Bonaccini è contendibile. Per due motivi, un'ondata di destra che si è vista in tutto il mondo, no? Dagli Stati Uniti fino all'Europa e fino a noi. E l'Emilia-Romagna è una società aperta, quindi arrivano queste pulsioni identitarie difensive, questo bisogno di protezione, queste teorie aggressive. In più, in Emilia-Romagna, come altrove, negli ultimi anni abbiamo avuto anche un distacco delle politiche del centro-sinistra da parte di un pezzo del nostro popolo, parliamoci chiaro. Infatti questa nostra lista che facciamo è una lista che si propone anche di recuperare il disagio, lo scontento di chi giustamente non ha, diciamo, digerito alcune politiche del centro-sinistra sul lavoro, sulla scuola e su altro. E quindi, diciamo così, bisogna anche rimontare rispetto a questa frattura, questa ammaccatura, ma sento, vedo che c'è reazione, ci sono le condizioni, c'è un ritorno positivo. Un'ultima battuta, perché questa provincia è diventata il punto focale della regione, non tanto Bologna, Modena? Perché questa provincia, secondo me, riassume forse meglio di altre tutti i problemi che dicevo. È una provincia che ha una grandissima tradizione di sinistra, di governo e di cattolicesimo democratico, che poi non è quello di Andreotti o di Scelba, è quello di Zaccagnini, è quello di Moro, quello di Dossetti anche. E tuttavia è una realtà esposta. Pensiamo per esempio alla realtà dell'agricoltura, alla realtà dell'edilizia, cioè sono temi sociali che hanno toccato nel profondo anche, diciamo, la dimensione della vita comune. E quindi sì, qui si gioca molto, ma io penso che le antiche radici daranno foglie nuove in una realtà come questa, di questo sono sicuro.